Buonasera, amici di Calcio Napoli24, benvenuti, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con il TG di CN24 TV in questo 30 gennaio, penultimo giorno di calciomercato. Cercheremo di riassumere tutte le notizie più importanti di giornata, ovviamente con il mercato in primissimo piano. Però iniziamo subito. Saluto innanzitutto Emanuele Bernardo in cabina di regia. Però dicevo iniziamo subito con una novità perché il Napoli ha ufficializzato le date delle due semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, gara d'andata e di ritorno. Gli azzurri sfideranno l'Inter all'andata il 12 febbraio allo Stadio San Si di Milano, mentre il ritorno è fissato per il giorno 5 marzo alle ore 20:45 fischio d'inizio allo stadio San Paolo, uh, quindi questa è una doppia sfida molto importante per gli azzurri che potranno uh, cercare di accedere alla finale di Coppa Italia e almeno arrivare uh, appunto alla finalissima di Roma, si vedrà poi se contro la Juve o contro il Milan le altre due gare, uh, le altre due squadre impegnate Nell'altra semifinale, uh, detto questo però il mercato chiama e risponde, in questo caso Andrea Petagna, perché uh, il Napoli ha preso Petagna, il giocatore ha firmato questo pomeriggio uh, nella sede della Filmauro uh, con Aurelio De Laurentiis, questa mattina l'attaccante uh, appunto uh, Triestino ha uh, effettuato le visite mediche a Villa Stewart, con lui anche... Uno dei, dei membri della comunicazione del Napoli, uno dei eh, ragazzi che curano la comunicazione del Napoli, che lo ha accompagnato eh, nelle sue visite mediche, ovviamente visite di rito che hanno avuto la loro durata standard, nessun problema. Petagna è un nuovo giocatore del Napoli da giugno in poi, però ve lo ricordo perché. Uh, resterà in prestito fino a giugno, al 30 giugno del 2020 con la Spal, squadra con cui sta cercando di trovare la salvezza. Ci ha riassunto un po' tutte le uh, questioni legate ad Andrea Petagna, durata del contratto, eccetera, il nostro Gaetano Pantaleo, andiamo quindi a vedere il servizio. È tutto pronto per il quinto colpo di questo mercato invernale per il Napoli? La dirigenza, dopo aver chiuso per Demme, Lobocca e Politano, subito a disposizione di Gennaro Gattuso, e per Raacmani, che invece si unirà agli Azzurri dalla prossima estate, ha chiuso anche per Andrea Petagna. Il bomber della Spalla in mattinata tra le 9.40 e le ore 13 si è sottoposto alle visite mediche con il Napoli e si è poi trasferito nella sede della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà alla società di Aurelio De laurentis. Ora si attende solo il tweet presidenziale e la consegna di tutta la documentazione in Lega per ufficializzare questa operazione. Come per Rachmani del Verona, anche l'ex Atalanta resterà nella sua attuale società, vale a dire la Spal, fino al termine della stagione, nel tentativo di regalare una nuova salvezza al club ferrarese. Queste le cifre dell'operazione. 16 milioni e mezzo più 3 di bonus. Per Calcio Napoli 24. Gaetano Pantaleo e quindi è questo il nuovo rinforzo per l'attacco del Napoli. Dopo Politano arriva anche un bomber come Andrea Petagna, attualmente fermo a 8 reti in 21 giornate con la SPAL di cui tre uh, rigori uh, da giugno. Farà parte della nuova squadra a disposizione di Gennaro Ivan Gattuso e potrebbe uh, clamorosamente sostituire Arkadiusz Milik perché i colleghi di Uh, Calciomercato.com, quindi la redazione uh, milanese del portale dedicato al calciomercato, afferma come Milik uh, abbia rifiutato la clausola e il rinnovo propostoli dal Napoli, motivo per cui, data la sua scadenza di contratto nel 20, del 2021 il Napoli potrebbe clamorosamente decidere di cederlo già a giugno. Eh, Milica, per cui vediamo appunto impegnato con il Napoli, eh, nel pezzo di colleghi di calciomercato.com si fa riferimento al fatto che eh, il polacco abbia rifiutato l'adeguamento e la clausola che il Napoli aveva inserito nella proposta fatta per il prolungamento di contratto, che ripetiamo scade nel 2021, così come quello di Piotr Zielinski motivo per cui al momento la sensazione è che Milik possa essere ceduto a fine stagione. L'arrivo di Petagna spinge in questa direzione. Il Napoli potrebbe provare a centrare un grande colpo come un nuovo numero 9 oppure dare fiducia a Petagna, con Mertens a fargli da chioccia, anche se ovviamente va detto che lo stesso attaccante belga sembra in rampa uh, di lancio verso l'addio, non verso la permanenza a Napoli motivo per cui eh, al momento si tratta di una vera e propria rivoluzione totale per il Napoli e presto per dire se si tratta di ridimensionamento o meno la cosa certa e oggettiva è che il Napoli sta, eh, si sta proiettando verso una rivoluzione totale del suo organico da affidare nelle mani di Gennaro Gattuso sul quale però pende anche eh, diciamo, la spada di Damocle del suo contratto perché non è detto che il, il tecnico partenopeo resti uh, automaticamente sulla banchina azzurra anche la prossima stagione. Quindi è tutto un discorso in itinere che ovviamente noi vi racconteremo giorno dopo giorno. Uh, in questo giorno invece uh, ha parlato uh, Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha un po' spiegato cosa è accaduto nelle ultime ore con le numerose polemiche relative ai prezzi dei biglietti per Napoli-Barcellona del 25 febbraio, cercando un po' di fare chiarezza e um, andando un po' a spiegare ai tifosi il motivo di questa scelta. Andiamo a sentire. Non si fa altro che parlare dei prezzi dei biglietti di Napoli-Barcellona, ottavo di andata in Champions League, costi eccessivi ritenuti da tantissimi tifosi che vogliono essere al San Paolo per sostenere la fida azzurra contro una delle squadre più forti d'Europa le accuse al Napoli nella persona di Aurelio De Laurentiis non sono mancate è tornato di nuovo all'aggettivo Pappone riferendosi al patron azzurro. Alessandro Formisano, aid of operation della SSC Napoli, ha voluto fortemente replicare per difendere la politica dei prezzi attuata dalla dirigenza azzurra in occasione della Supersfida con il Barcellona con il Real Madrid c'erano gli stessi prezzi gli abbonati sono fidelizzati e hanno un diritto di prelazione che gli dà la possibilità di non fare file per compare per i primi biglietti inoltre il dirigente azzurro ha ribadito che ci sarà una scontistica particolare per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter per avere un San Paolo gremito di tifosi che possano spingere i calciatori del Napoli alla vittoria i prezzi della partita di semifinale andata di Coppa Italia per tutti gli abbonati saranno gli stessi applicati per Napoli-Lazio per coloro che sono Abbonati potranno acquistare le curve a 5 euro, distinti a 10 euro, tribuna nisita a 10 euro e posillipo a 14 euro. Un tifoso abbonato ha avuto la possibilità di vedere la Lazio e avrà la possibilità di vedere un ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona e una semifinale di Coppa Italia contro l'Inter con un costo medio del biglietto di 26 euro. Napoli critica, la società risponde, appuntamento fissato a mercoledì 25 febbraio quando il Barcellona giocherà nell'arena di fuori grotta. Per Calcio Napoli 24 Simone Scala. Questo quindi in sintesi il pensiero di Alessandro Formisano nel servizio a cura di Simone Scala, che ha appunto spiegato il motivo delle decisioni prese dalla società sportiva Calcio Napoli. Mentre Formisano parlava ai microfoni di radio Chischis Napoli in campo a Castelvolturno tornava ad allenarsi con il gruppo uno dei pilastri della squadra azzurra, si tratta di Kalidou Koulibaly, andiamo a vedere proprio cosa ha postato il giovane uh, non più giovane, anzi, il giocatore senegalese difensore degli azzurri, indovina chi è tornato con la squadra, mette uh, questa frase con didascalia Kalidou Koulibaly alla foto postata uh, che lo vede in compagnia di Costas Manolassi, Usai e Caillon, questo pomeriggio, nel corso dell'allenamento pomeridiano a uh, Castel Volturno, quindi un'ottima notizia per uh, Mister Gennaro Gattuso, che vede quindi uh, il senegalese di nuovo in uh, rosa, di nuovo uh, pronto ad essere schierato dal primo minuto, probabilmente proprio contro la Sampdoria nella gara di lunedì sera. Vi ricordo in posticipo alle ore 20 e 45. Noi come sempre saremo qui a raccontarvi tutto uh, minuto per minuto. Così come però vi racconteremo tutto anche domani sera sì, nell'ultima ora di calciomercato dalle 19 alle 20 appuntamento imperdibile con fabio cannavo e bruno galvan per seguire il rush finale di questa sessione di mercato che è stata davvero molto uh, roboante possiamo definirla così perché il napoli innanzitutto ha speso come non mai più di ogni altra squadra in, in europa uh, una, la sessione di mercato per il napoli davvero straordinaria, fuori dalla norma ma anche il resto della Serie A si è speso parecchio Eriksen, Ibrahimovic e tanti altri colpi eh, dall'estero che hanno eh, dato nuova linfa al nostro campionato. Domani sera ovviamente appuntamento imperdibile e chissà che il Napoli non possa chiudere all'ultimo momento un colpo eh, per quanto riguarda la fascia sinistra perché Riccardo Rodriguez è sfumata eh, l'ipotesi legata a Riccardo Rodriguez, mercoledì ehm, anzi martedì ne parlavamo come di una cosa quasi fatta, invece le vie del mercato sono infinite, come ben uh, sapete. Uh, tornando al discorso Mertens e tornando al discorso Calciomercato, riallacciandoci al lancio per uh, il programma di domani sera, uh, Dris Mertens, secondo i colleghi di Sky ha avuto un'offerta da parte del Napoli di un biennale a 5 milioni annui, l'attaccante però chiede addirittura 7 milioni e mezzo all'anno, quindi un biennale da 15 milioni di euro. E come qui sta salutando nell'immagine Dris Mertens, credo e penso che si vada verso un saluto definitivo a fine stagione per il belga eh, che lascerà di fatto, quindi il Napoli a parametro zero, a meno di clamorosi colpi di scena e clamorosi ripensamenti da parte sia del Napoli che... Di Mertens stesso che si è detto sì, volentieroso a restare, però alla fine le parole sono un conto, i fatti sono un'altra cosa. Ci parla anche di questo il nostro Fabio Cannavo nel servizio dedicato alle ultime sul calciomercato. Andrea Petagna è un nuovo calciatore del Napoli. Svolte quest'oggi le visite mediche a Villa Stewart per poi dirigersi alla Filmauro per mettere nero su bianco. Dopo gli arrivi di Demme, Lobocca, Rachmani e Politano, anche l'attaccante della Spalla, dal prossimo 30 giugno, indosserà la casacca azzurro Napoli. Contratto di 4 anni per il centravanti ex Milan ed Atalanta, che resterà a Ferrara fino al termine della stagione. Esborso economico non da poco conto per il club di De Laurentiis: 16 milioni e mezzo di euro più 3 di bonus per il cartellino dello stesso Petagna. Nel frattempo, Amin Younes rifiuta ogni proposta, il Napoli gli mette fretta e gli chiede di scegliere tra la Sampa e il Toro. Mertens dice no a Chelsea, Barcellona e Roma per gennaio, con l'intenzione di proseguire con il Napoli fino alla fine del contratto. Poi per giugno c'è l'Inter di Conte in Poll. Con Riccardo Rodriguez che si avvicina sempre di più al PSV Eindhoven, il Napoli frena anche per Simicas dell'Olympiacos. Il club greco ha già ceduto Coutriss al Maiorca e non vuole privarsi dell'altro esterno mancino in rosa. Il Napoli inizia a valutare l'idea di puntare ancora su Gulam, almeno fino al termine della stagione. Per Calcio Napoli 24, Fabio Cagnamo. E quindi queste tutte le ultime notizie in merito al calciomercato azzurro. Domani, giornata importantissima, ultimo giorno di mercato, può succedere di tutto, perché al Napoli sia in entrata che in uscita potrebbero far comodo delle nuove eh, operazioni. Ovviamente il terzino sinistro su tutti, e in uscita Amin Younes. Che uh, sta per lasciare, o comunque va verso una cessione. Vedremo se domani si concretizzerà o meno il suo addio con Torino e Sampdoria in pole position. Uh, andrei a ricapitolare nuovamente ciò che ha annunciato il Napoli poc'anzi, ovvero uh, le uh, date ufficiali della uh, Coppa Italia, perché il Napoli giocherà a San Siro contro. Uh, L'Inter il 12 febbraio alle ore 20:45, mentre giocherà la gara di ritorno il 5 marzo allo Stadio San Paolo. La finalissima è il 13 maggio. A proposito di questo, restiamo sul touch perché il giudice sportivo ha annunciato come usai salterà l'Inter, uh, fatale l'espulsione in Coppa Italia contro la Lazio, due giornate di stop invece a Luca Sleiva. Che però. Le sconterà nella stagione 2020-2021, dato che la Lazio è stata eliminata proprio uh, dal Napoli. Abbiamo visto anche gli Usai, tra l'altro, nella foto postata da Culibali questo pomeriggio a Castel Volturno. Cali 2 è tornato a allenarsi con il gruppo. Uh, novità importanti e positive per uh, Gennaro Gattuso. Adesso andiamo ad ascoltare le ultime proprio da Castelvolturno, Volturno nel servizio a quello di Giuseppe Foria. Il Napoli si prepara al posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, che si giocherà lunedì sera alle ore 20.45 contro la Sampdoria Marassi di Genoa, un match importantissimo per gli azzurri di Gennaro Gattuso, che dopo le due vittorie con Lazio e Juve in Coppa Italia il campionato, dovranno dimostrare di essere usciti dal tunnel infernale degli ultimi mesi e dare quindi continuità ai risultati. Intanto, nella giornata di oggi, il Napoli si è allenato al centro tecnico di Castelvolturno, Gattuso e la squadra preparano nei mini dettagli il match, il Monday Night contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Attivazione ed esercizi di possesso palla, con la Rosa divisa in due gruppi. I calciatori si sono appunto divisi in gruppi differenti, da una parte attaccanti e centrocampisti sul campo 1, dall'altra i difensori sul campo 2. Poi, infine, la partitella in famiglia. Arrivano buone notizie però, per Gennaro Gattuso, positive per i tifosi del Napoli. Infatti, a Caservolturno si sono rivisti in gruppo Kholibali, Mertens e Maximovic. Quest'ultimo era tornato già a disposizione contro la Juventus. Tutti e tre i calciatori si sono allenati con il resto del gruppo e si preparano a tornare tra i convocati, candidandosi anche per una maglia da titolare contro la Sampdoria. Per Calcio Napoli 24, Giuseppe Foria. Quindi notizie positive per il Napoli, ripetiamo, contro la Sampdoria dovrebbero tornare numerosi infortunati, queste le ultime di Castelvoltura non avete uh, sentite dalla, dal servizio di Giuseppe Foria, con il quale concludiamo questa quest edizione del Tg di CN24 uh, che torna lunedì. Anzi, torna martedì, perché domani sera alle ore, dalle ore 19 alle 20 ci sarà lo speciale calciomercato con Fabio Cannavo e Bruno Galba, lunedì invece ci sarà... Uh, Napoli-Sampdoria con ta il tanto atteso prepartita di uh, Claudio Russo, anzi Sampdoria-Napoli, scusate, allo Stadio Ferraris, quindi uh, il prepartita qui dallo studio, uh, io vi do appuntamento, quindi a martedì con il TG, ma restate ovviamente con i programmi di uh, Calcio Napoli 24 TV um, e ovviamente vi auguro una buona serata da Marco Lombardi è tutto, buona serata. Ricordare il passato. Abbracciare il futuro.